non so, Amendola era la voce di De Niro. Sì. Quando poi purtroppo dovuto mancare Chevalier, poi non ne parliamo, insomma, la mia via scatenata dell'inferno, cioè ci sono cioè di Luca Ward, cioè ci sono alcune, sono dei doppiatori che sposano quell'attore, Lionello, no? Pure Lionello, ah, ha sì, insomma, con Woody Allen. Noi italiani identifichiamo l'attore con la voce, sì. È chiaro, sì, che dovendo spezzare il legame con una serie che è stata per ragazzi rispetto a The Woman in Men in Black, che se non sbaglio è addirittura horror o comunque cupo. No, The Woman. The Woman in Black è cupo, almeno io non è lo so. È molto cupo, sì. Quindi è totalmente, è vero che insomma Harry Potter, sì, cupo, tutto quello che vuoi, però si sa che finisce bene perché è per ragazzi. Credo che sia stata una scelta forse proprio logica, altrimenti uno avrebbe associato la voce di Harry Potter a un film totalmente diverso. Fermo restando che è chiaro che voi giustamente, cioè insomma, perché in originale l'attore è sempre lui, la sua voce in originale, sì, è sempre quello, però è lui che cambia poi. Giustamente, perché noi abbiamo avuto, io nel corso degli anni ho tenuto a cavo con sempre l'incontro con i doppiatori, cioè giustamente un certo rispetto si collega a quel ruolo. Mi sembra brutto, insomma, mi sembra scorretto andare, sì, a... Però è anche vero che uno non è che si propone, se propongono, se la casa di produzione ti propone, tu... è un lavoro, non è che... Io ho provato a convincerli, ho parlato con Alessio, l'ho chiamato proprio, ho detto, senti Alessio, la situazione è questa, hanno chiamato me, io ho provato a rifiutare, però non c'è stato verso proprio, volevano cambiare... Registro. Davide, io ti chiedo una cosa, sì, tra un po' diamo la possibilità a loro di farti ovviamente le domande che vogliono, certo. Visto che ci rimane poco tempo, ti anticipo però, abbiamo perché... minuti contati? No, non contati, contatissimi proprio, no, scherzo. Ma non ti preoccupare, abbiamo visto anche che domani un altro incontro. Sì, proprio perché domani abbiamo un altro incontro, ti anticipo però che domani non ti salvi, perché domani facciamo una rubrica che ormai loro conoscono, che è Doppiaggi ad Minchiam, che è una rubrica latina dove noi doppieremo a casaccio qualsiasi cosa va in video, ok? Se qualcuno ha domande, intanto io, sì, vengo tra di voi, in modo, così sì, perché... si preparano. Sì, sì, vai Mark. Sì, quello che vuoi, magari. No, vabbè. Quanto volete, siete va bene, allora stanno già iniziando ad alzarsi le mani. Chi c'è? C'è una domanda qui, eh? Sì. Vieni. Sembra una domanda stupida, ma avresti preferito doppiare qualche altro personaggio che non fosse Frodo? No. Per esempio Gollum? Sì, vabbè, sono un personaggio tipo Sméagol, Gollum, quello che è. Ti puoi sbizzarrire di più. Il mio tesoro! Ti puoi sbizzarrire e divertire di più. Certo, Frodo è un personaggio un po' sofferto. Non è il protagonista, ma non ha slanci di eroici, è molto più semi, al contrario di quanto si possa pensare, anche perché poi Frodo in effetti poi fallisce, quindi forse il personaggio di Sam sarebbe stato un bel personaggio, però vabbè, essendo legato a Elijah ho dovuto per forza di cose. Io avevo quattro domande. Ma dov'è? Ha avuto tempo per pensare. Ah, oggi abbiamo poco tempo. Allora, il personaggio che ti è piaciuto doppiare di più? Mm-hmm. Qualche retroscena simpatico del dietro le quinte della sala di doppiaggio? Se sei appassionato di serie anime, leggi fumetti, manga? La quarta me la sono dimenticata, non so. Poi voleva sapere il tuo codice fiscale e la partita IVA. Grazie. Allora, per ordine, la prima era codice fiscale. No, personaggio doppiato preferito. Film, telefilm o serie TV, cioè cartoni. Cartoni e non cartoni. Allora, cartoni ce n'ho un paio. Mi diverte molto fare Cleveland Junior di Cleveland Show. E poi Alvin Superstar è stato divertente, per poi ve lo dirò perché, passando alla seconda domanda. Dei film invece
Vabbè, i Transformers, perché ero legato sin da piccolo a quel tipo di cartone. Il Signore degli Anelli, perché è quello che è. E poi, vabbè, nell'arco di tutta la mia vita ci sono stati dei personaggi drammatici pure che mi hanno appassionato molto, che mi sono piaciuti. Tipo, per esempio, Shakespeare in come si chiamava? Magrina e Campo. Anonymous. Facevo il giovane Shakespeare. Oppure Mysterious Skin. Era un film drammaticissimo, uscito tanti anni fa. Ah, questi sono i personaggi che mi sono piaciuti. Tenten anche, sì, anche. È stato molto divertente il modo in cui ci abbiamo lavorato. Passando alla seconda domanda, te le ricordi ancora? Qualche cosa, episodio divertente in sala, giusto? Sì. Allora, parlando di Alvin, per esempio è stato divertente perché noi abbiamo lavorato separati, vabbè, ovviamente succede negli ultimi anni, e noi Chipmunk abbiamo lavorato in un modo e gli altri attori umani hanno lavorato in un'altra maniera. Noi lavoravamo su due versioni, cioè, differenti. La nostra era una versione rallentata e invece la loro è la versione normale. Noi rallentata perché poi al computer dovevano picciarci, ravvelocizzarci. Ah, perché appicciarci da noi vuol dire un'altra cosa. Darci fuoco, no, va bene. Appicciamo. No, perché c'è questo termine che si chiama pitch. Proprio serve per non so poi la gamma audio e la gamma vocale come viene elaborata proprio. Però succede una cosa divertentissima. La prima volta che me l'hanno fatto sentire mi sono fermato per 10 minuti, non smettevo di ridere, è troppo. Quindi io dovevo parlare con questa velocità, facevo Dave. Cioè, proprio ogni frase è detta così. Voi capite che è un po' un inferno, perché dire praticamente l'intonazione di un'intera frase, farla sembrare naturale, ma rallentarla così tanto è una cosa molto difficile. Questa è stata la cosa divertente e particolare, insomma, non succede mai di lavorare a una cosa del genere. Poi altri episodi divertenti possono essere stati, che ne so, quando durante Il Signore degli Anelli, per esempio, io provavo la scena in cui Frodo sta con Pungolo minacciando Smeagol e fa non mi ricordo che cosa dice tipo questa è Pungolo, tipo l'hai già veduta altre volte, però lascialo, ti taglio la gola, cioè tipo bello incazzato, e lui, il direttore Francesco Vairano, ha spinto l'interfono che è tipo questo, praticamente identico. Ha detto, va bene, quando hai finito di darti lo smalto poi la incidiamo, eh. Io pensavo di averla fatta tutta piena di pathos, di rabbia, di cose. Cioè, vabbè. Poi mi minacciava sempre cioè adesso uscite tutti quanti, lasciava andare via il fonico, l'assistente, spegneva le luci, entrava in sala, mi faceva gli agguati, tutto per tendermi come una corda di violino proprio. Io ho lavorato tutto il film con la goccia di sudore qua costante, sì. Ci diamo, ok, te la rifaccio. Lui è il direttore, il dialoghista del film e la voce di Smigo. Poi per tanti altri può essere anche la voce di Piton di Harry Potter. Lui è il direttore, Francesco Vairano. Era lui che ti diceva trappiccio. Davide, era lui che ti diceva tappiccio, la minaccia, diciamo. Ma a che domanda sei, scusa, perché ho perso il conto. Questa era la seconda. Ok, c'è cioè la terza. La terza era... Ah, se sono appassionato di manga... In realtà no, io leggevo quando ero ragazzino gli X-Men, quelli vecchi, poi fumetti americani in genere, Marvel Comics, questi così,
mi piacevano molto i cartoni animati, ma soprattutto le serie TV. Io sono un grandissimo appassionato delle serie TV degli anni 80. T'ho viste tutte. Cioè, non Super Max, Non andavo a scuola per guardarmi tutte le serie TV che passavano in televisione, me le vedevo tutte. Hazard. Tutte. Vabbè, tutte. Anche quelle un po' meno conosciute, tipo Automan, Manimal, queste qui che non pochi hanno, che hanno, sì, sì, che hanno conosciuto. E anche quelle, tutte, qualsiasi cosa. Niente, i manga ne ho fatti, ho lavorato anche a Milano, sono andato a lavorare per il Conte di Montecristo, Naruto, Sasuke. Sì. E lì ho cominciato a interessarmi. Poi quando ho doppiato Gundam mi sono ricordato di quando ero piccolo, insomma salto indietro nel tempo, Trader G7, e tante cose, piccole cose che ho, Boogie Pop Phantom, e tanti altri cartoni che